Siamo arrivati all'ultimo appuntamento per quanto riguarda novembre con il risveglio muscolare. Il nostro Pierluigi De Pascalis si collega con noi. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a te, ascoltatori, buongiorno. Senti, parliamo di questi fisici scolpiti, va, che è meglio. Il fisico scolpito, chi non vorrebbe avere il fisico scolpito? Anche perché se noi usciamo dall'ambiente social e andiamo nell'ambiente normale, diciamo, insomma, di persone che hanno bisogno di scolpire un po' il proprio fisico, ce ne sono tante. Ha voglia di ripeterci la storia che dobbiamo accettarci per come siamo, che bisogna essere belli dentro e via discorrendo, perché in realtà queste sono soltanto delle affermazioni politicamente corrette che non trovano riscontro. Non trovano riscontro perché? Non perché voglia essere cinico, ma perché il sovrappeso e l'obesità, ad esempio, sono classificate come malattie croniche, e nessuno vorrebbe avere la bronchite cronica dicendo vabbè mi accetto così come sono, ma neanche una banale influenza vorremmo avere se questa possiamo destinare ad averla per tutta la vita. Non vedo perché quindi dovremmo accettarci con un altro tipo di patologia cronica soltanto perché vogliamo essere corretti politicamente. Il problema qual è? Che siamo disposti pressoché a tutto per migliorare il nostro corpo tranne che a fare quello che serve. Tutte quante le volte che parliamo di un miglioramento estetico troviamo sempre dei problemi, delle scuse connessi con il costo, connessi con il tempo, e quindi le persone cosa fanno? Preferiscono piuttosto rifarsi le unghie, farsi le mesh, farsi la ceretta, le ciglia ali di gabbiano o di fagiano, come a volte dico provocatoriamente, e l'abbronzatura anche in inverno, la crema idratante, la crema antirughe, tutte quante cose che lasciano il tempo che trovano. Poi chi non ce l'ha fa più, molto spesso va di moda alzare il colletto dell'Apollo, non so se avete fatto caso, le persone meno sono in forma più alzano il colletto dell'Apollo. Siamo disposti quindi a fare tutto per avere un fisico scolpito tranne che andare ad allenare. Per questo troviamo poi sempre una scusante, c'è sempre qualche problema che ci allontana. Ora siamo ormai alla fine del mese, andiamo incontro al periodo più freddo, se continuiamo a rimandare, perché diciamo tanto tra poco più di un mese siamo sulle festività di Natale, poi ci ritroviamo in un attimo nuovamente in primavera, e piuttosto che aver risollevato il fisico, l'unica cosa che possiamo nuovamente risollevare è soltanto e di nuovo il colletto dell'Apollo. Allora agiamo subito se già non l'abbiamo fatto, cerchiamo di darci una mossa, cerchiamo di darci una regolata, e non rivolgiamoci, vorrei sottolineare questo, sempre a quelle strutture che magari con 20 euro al mese ci consentono di allenarci, perché se noi spendiamo 20 euro al mese per la nostra salute, quello che possiamo pretendere di avere dall'altra parte non sarà mai un prodotto realmente importante. Non solo, ma spendendo soltanto 20 euro al mese, che molto spesso vengono pagati immediatamente, vengono scalate da una carta di credito, siamo anche meno incentivati ad andarci ad allenare, perché l'idea è che tanto abbiamo speso soltanto 20 euro. Se però io ci vado soltanto un mese in palestra con l'idea che tanto ho speso soltanto 20 euro, in realtà quell'abbonamento mi è costato più di 200 euro se vado a vedere quanto effettivamente pagherò in un anno. Allora, non dico di spendere 200 euro al mese, ma certamente possiamo trovare un buon compromesso per essere seguiti come si deve anche professionalmente, perché soltanto poi quando i risultati cominciano a venire siamo maggiormente incentivati a proseguire, altrimenti torneremo di nuovo a verniciarci le unghie, con tutto il rispetto per chi lo fa sia come professione sia come piacere di averle curate, ma senza avere poi nessun tipo di risultato sul nostro fisico. Grazie al nostro Pierluigi, ovviamente, buona giornata, ci sentiamo presto. Buona giornata, alla prossima. I can see you hurt.